Io vorrei dare invece la parola al professore Carpinteri del Politecnico di Torino e nel momento che lui si accomoda mi permetto di fare una piccola battuta, siccome io lavoro proprio per un'acciaieria qui a Terni, in effetti noi negli ultimi anni abbiamo sofferto proprio la variabilità del nickel, del prezzo del nickel. Mi stavo chiedendo così mentre parlava Scilipoti se il successo che mi auguro di questa fusione fredda poi non crei un ulteriore collo di bottiglia nell'approvvigionamento del nickel, se il nickel è, diciamo, l'unica materia, la materia prima per questa fusione, professore. Sono assolutamente ignorante del tema, forse si è ascoltato la mia riflessione. Sì, sì, ne parlerò abbondantemente. Benissimo, grazie, le do la parola. Prego. Sono un aiuto per... Sì, per lanciare... Sì, se non c'è. No, se no, non mi piace. E questo qui è? 2-2? Sì. Eccolo. Faccio il 5. Allora, poi con questi due tasti mando avanti indietro. Questi tasticini qui. Questi due. No, questo qua. Dobbiamo cambiare le carte interi per siamo forse passate luci, non ci vedo, si vede, si vede. Prego. Bene. Buongiorno a tutti, prima cosa vorrei ringraziare gli organizzatori del convegno, l'onorevole Scilipoti in particolare, ma direi anche tutti i colleghi che hanno avuto la cortesia di invitarmi. Diciamo, io oggi sono qui come docente del Politecnico di Torino, forse ormai lo devo anche specificare questo perché ho altre appartenenze, ma visto le polemiche delle ultime settimane è il caso di dire due parole. Io per 4 anni ho fatto ricerca su un tema che non solo io reputo vicino a quello della fusione fredda, ma addirittura potrebbe essere coincidente, potrebbe essere una delle spiegazioni o la spiegazione principale a mio avviso, come cercherò poi di spiegare. E quindi ho alle spalle questi 4 anni circa di ricerca presso il Politecnico di Torino, dove da anni sono docente di scienza delle costruzioni. Il mio campo specifico è quella meccanica dei solidi e la meccanica della frattura, ancora più specifico. Tanto è vero che poi ho l'onore di essere presidente di una importante società scientifica internazionale di meccanica della frattura. Poi non ho voluto occultare, anche se qualcuno mi aveva invitato a fare, devo dire, presso l'IRM stesso, la mia appartenenza all'IRM, anzi più che un'appartenenza, io sono attualmente, anche di questo mi onoro, il presidente dell'IRM. Ora l'IRM, cosa vuol dire IRM? Non tutti conoscono l'acronimo, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, cioè l'Istituto Nazionale Metrologico che si occupa di misure di tutti i tipi. No? Quando qualcuno vuole misurare qualcosa, in termini diciamo anche ufficiali, è giusto che ci si riferisca all'IRIM. Perché? Perché l'IRIM ha i campioni ufficiali di tutte le unità di misura, ovviamente il metro, il chilogrammo, il secondo, ma tanti altri in campo termico, ad esempio temperatura, calore, ma anche in campo elettromagnetico, eccetera. Ecco, diciamo che e quindi il fatto di appartenere all'IRIM, io ci tengo infatti a dire anche questa mia affiliazione, ha creato qualche problema perché io, come poi farò vedere, avevo proposto, proprio anche come presidente, in qualche modo mia prerogativa, indicare anche i campi di ricerca più promettenti, diciamo così, ed essendo quello del piezo nucleare, poi capiremo perché lo chiamo così, il campo di ricerca principale a cui mi sono dedicato negli ultimi anni, ho pensato di trasbordarlo in qualche modo anche all'IRIM. Ma in che modo? Perché effettivamente queste reazioni, che sono reazioni nucleari,
devono essere dimostrate. Per dimostrarle bisogna fare certe misure, no? Addirittura si può arrivare a 5 tipi di misure diverse, secondo me misure chiave. Le principali in un primo tempo sono state misure neutroniche, di flusso neutronico, e misure di chimica, di microchimica sugli elementi. Ora quindi io ho escluso il fatto come IRRIM a priori, direi addirittura che nei documenti ufficiali, io ho avuto l'unanimità del Consiglio di Amministrazione su questo tema, l'unanimità, e avevamo escluso questo a verbale ogni applicazione eventuale che sarebbe prerogativa poi dell'Enea ad esempio, e anche ogni eventuale spiegazione teorica, no? O modellazione teorica che sarebbe prerogativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Io quello che avevo proposto e propongo ancora è quello di fare delle misure, semplicemente questo, per rivelare un fenomeno del tutto nuovo, e che è quello di cui parlerò adesso. Quindi io adesso voglio privilegiare assolutamente l'aspetto scientifico, come mi è solito, perché io sono prima di tutto un ricercatore e poi semmai ho una carica che ha anche una valenza politica. Quindi preferisco oggi parlare di scienza, anche perché poi, come vedremo, queste spiegazioni che si danno di certi fenomeni sono spiegazioni semplici, forse hanno questo difetto, sono semplici, le possono capire tutti. E questo a certi sacerdoti della scienza dà sicuramente fastidio. Ora, venendo al titolo del mio intervento, vedete che io, qui dice, le reazioni piezonucleari, di fissione piezonucleare nella crosta terrestre. Quindi ci si riferisce direttamente a quello, prima ancora che al mio laboratorio, perché io vi dico, poi parlerò anche degli esperimenti in laboratorio, ma qui oggi, in questa sede poi eminentemente politica, voglio subito parlare, andare al dunque, diciamo. Noi abbiamo un laboratorio che è più importante di qualsiasi altro laboratorio al mondo. Sicuramente adesso si fanno ricerche classified anche alla NASA, anche allo Salamo su queste cose. Quindi i laboratori più importanti del mio, sicuramente. Però il laboratorio più importante di tutti, sapete qual è? È il nostro pianeta, la crosta terrestre. Perché questi fenomeni sono avvenuti e lo si può vedere coi numeri, non è, sì, certo, è una congettura, un'ipotesi, e non è proibito fare congetture. Nell'Italia di oggi forse è anche proibito, però diciamo in generale nella scienza non è proibito fare congetture. Io direi che quando la congettura ha il supporto di numeri, come io adesso vi farò vedere, insomma, la congettura diventa poi anche una prova, o comunque a sostegno di prove anche numeriche. Quindi io stavo dicendo, il laboratorio per antonomasia, il laboratorio più importante è proprio quello naturale, la crosta terrestre. Queste reazioni avvengono anche, sono avvenute nella crosta terrestre, anzi, hanno interessato, noi siamo stati in grado, vi farò vedere, di quantificare questo numero. Cioè noi abbiamo avuto un quinto della crosta terrestre dall'inizio della vita del pianeta che ha trasmutato, cioè gli elementi si sono trasmutati in altri elementi. Questo ovviamente va contro dei dogmi della scienza attuale, soprattutto il dogma di Lavoisier, che diceva che nessun elemento si sarebbe mai trasmutato in un altro. Ovviamente alla fine dell'Ottocento, con la scoperta della radioattività, c'è stata una prima, chiaramente, colpo fatale a questo dogma. Ecco, forse noi ci apprestiamo a dare un altro colpo fatale, forse più grosso, nei prossimi tempi. Il sottotitolo che dice emissioni neutroniche dai terremoti ed evoluzione degli elementi chimici fa riferimento sempre alla crosta terrestre, nel senso che non noi, perché io non sono, questa è una ricerca estremamente interdisciplinare, io sono, devo ripeterlo, io sono uno specialista di meccanica dei solidi, però mi interesso anche di altro, perché non ho paraocchi, perché io il fatto che la scienza debba avere dei comportamenti stagni a me non è mai, non mi ha mai convinto troppo. Quindi mi sono interessato anche di altri campi, come mi sembra chiaro da questo titolo, a questi miei interessi che sto annunciando. Quindi dicevo, c'è stata la scuola russa
quindi un gruppo di russi che ha pubblicato lavori estremamente interessanti, farò poi vedere i dettagli se ci sarà il tempo, tra il 98 e il 2006, di forti emissioni neutroniche da terremoti. Cioè noi sappiamo che quando avviene un terremoto succedono tutte cose interessanti, anche diciamo fenomeni che preavvisano del terremoto, no? Fenomeni premonitori, come si dice, o precursori ancora meglio. Ad esempio le emissioni acustiche. Noi sappiamo gli animali, non solo i cani, ma anche i rettili, gli uccelli, sentono un giorno prima, due giorni prima il terremoto. Perché? Ma non è una cosa di paranormale, è soltanto che sentono gli ultrasuoni e vengono proprio, quando si creano le microfessure nella crosta terrestre, vengono proprio emessi gli ultrasuoni. Poi con le fessure più grandi no, le frequenze calano fino ad arrivare alla frequenza di un hertz che è tipica del terremoto. Quindi non solo vengono emessi dei suoni, ma vengono emessi anche onde elettromagnetiche. Questo è, diciamo, questo è già chiaro, ci sono degli studi a riguardo, mentre invece diciamo, è la prima volta con questo studio dei russi a cui faccio riferimento che ci si accorge che avvengono altre emissioni ancora, che sono quelle di neutroni, flussi di neutroni, anche abbastanza massicce, perché se pensate che un terremoto del quarto grado della scala Richter, che non è un terremoto diciamo distruttivo come si sa bene, può emettere fino a 1000 volte, quindi tre ordini di grandezza, il fondo naturale neutronico, perché sulla Terra ci sono dei neutroni vaganti, diciamo così, e si pensa che vengano soltanto dagli spazi siderali. Invece queste ipotesi faranno vedere che probabilmente vengono anche dalla crosta stessa. E poi l'altra prova, sempre parlando della crosta terrestre, di queste reazioni di fissione, ripeto fissione, non fusione, fissione piezonucleare, sarebbe proprio l'evoluzione stessa degli elementi nel pianeta. Ora, non tutti sanno che nella crosta terrestre, ma anche nel mantello, in maniera poi indipendente, perché poi sono, queste del mantello non le abbiamo pubblicate, invece sulla crosta terrestre abbiamo fatto varie pubblicazioni su questo, comunque gli elementi hanno subito, almeno certi elementi, ma direi un po' tutti, quelli più importanti, un'evoluzione, cioè non sono rimasti costanti, ma sono evoluti, questo lo vedremo nel dettaglio, no? Alcuni sono calati fortemente, altri sono aumentati fortemente. Una prima spiegazione è stata data, dico prima perché questo è noto da una ventina di anni, cioè diciamo ci sono le conoscenze scientifiche, o meglio ancora le attrezzature scientifiche per trovare queste evoluzioni, sono state in grado di dare questi dati da una ventina di anni circa, quindi non è tanto che abbiamo questi dati, quindi non sono stati analizzati ancora forse in maniera attentissima. Quello che posso dire, sono state tentate delle spiegazioni di ordine chimico e biologico, però tutte mi sembrano abbastanza fallimentari, nel senso che gli stessi autori hanno provato a dire qualcosa, poi effettivamente non hanno concluso granché, diciamo così. Ora, la ricerca che adesso esporrò è stata... Scusate, ho saltato il dato. Sì, dunque, la ricerca che esporrò ha avuto parecchi attori. Io ho avuto il compito effettivamente di coordinare questa ricerca. La ricerca si è svolta principalmente, se non unicamente, al Politecnico di Torino e ha interessato ben 4 dipartimenti, come vedete da questo elenco, no? C'è il mio dipartimento, che è quello di ingegneria strutturale e geotecnica, poi vi è un dipartimento, diciamo adesso i nomi in maniera un po' più diciamo, sintetica, il dipartimento di ambiente e geologia o georisorse, poi vi è il dipartimento di fisica e chimica, diciamo così, o di, come si dice adesso, scienze applicate, tecnologia, ma ci sono i chimici e i fisici, e infine c'è il dipartimento di meccanica aeronautica. Su un totale di circa 10-12 dipartimenti, quelli proprio del Politecnico sono una decina, vedete che sono riuscito a muovere gli interessi scientifici di ben 4 dipartimenti, quasi la metà.
Poi abbiamo avuto un forte appoggio da colleghi di diversi enti scientifici italiani, vedete anche qui sono elencati, posso dire che c'è stato l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, soprattutto per le misure dei flussi neutronici sono stati essenziali perché noi non avevamo una competenza specifica. Poi vi è l'Istituto IT, cioè Istituto Italiano di Tecnologia, poi ancora il CNR, e poi l'ENEA e infine l'INRIM di cui ho già detto. Ecco un po' la storia degli studi, anche se io voglio dire è la prima volta che si fa un discorso tipo quello che adesso vi svolgerò, comunque certamente ci sono dei precedenti, cioè voglio dire il binomio frattura neutroni non è la prima volta che si presenta. D'altra parte, e qui vediamo ad esempio un primo elenco diciamo, di lavori che vi fa vedere come il fenomeno diciamo, di frattura riguarda in questi casi materiali fissili e deuterati. Effettivamente già gli studi dei tedeschi durante la seconda guerra mondiale, subito dopo, come fa vedere il primo lavoro, diciamo in questi lavori è noto come un'onda d'urto possa creare insomma fenomeni di fissione sostanzialmente. Poi vi sono altre scuole come quella diciamo russa e quella italiana, è stato nominato il professor Preparata anche prima, e la scuola giapponese, quindi paesi dove effettivamente queste ricerche sono state condotte con una certa libertà e pubblicità e soprattutto però si parlava sempre di materiali fissili e deuterati. Poi un'altra cosa che volevo diciamo, rappresentare è che c'è qui infatti c'è un elenco di lavori che riguardano quindi emissioni neutroniche da fenomeni che avvengono nei liquidi e nei fluidi in generale, sono fenomeni di turbolenza, detti anche cavitazione, qui sono ben noti, sono diciamo, fenomeni di cavitazione che possono poi essere citati in vario modo, ad esempio con gli ultrasuoni, non per caso poi parlavo prima di ultrasuoni nella crosta terrestre per i terremoti. Qui ci sono i lavori del professor, del dottor Cartone che sono diciamo, sicuramente i primi in Italia, sicuramente, mentre qui ho citato tale Arkham perché in qualche modo è collegato con questi lavori. Infine c'è l'elenco dei lavori del gruppo di cui ho parlato prima, quindi il Politecnico di Torino più gli altri enti collegati, quindi circa 25 persone hanno lavorato, 20-25 persone, sono anche in buona parte coautori di questi lavori e diciamo che sono una decina di lavori su riviste ISI, quindi con impact factor, di diversa poi tipologia. Ci sono riviste di meccanica sperimentale, di fisica sperimentale, di geologia, o meglio di meccanica delle rocce, dovrei dire meccanica e ingegneria delle rocce, e infine di meccanica della frattura. Ecco, sono elencati qui, diciamo, poi vi lascerò per chi interessa anche la copia degli slide. Pubblicare sul web. Sì. Quindi, ecco, ci sono, scusate poi la lingua inglese, non l'avevo detto, ma insomma non ho, diciamo, mi sono sempre presentato in ambito internazionale questi risultati più delle volte. Quindi, esperimenti in laboratorio. Adesso io, come ho detto, ho fatto cenno prima, io oggi voglio enfatizzare la questione che sono fenomeni naturali, questi di cui sto parlando. Certamente noi li abbiamo voluti riprodurre in laboratorio. In che modo? Prendendo un certo, diciamo, diversi tipi di rocce, schiacciandoli, cioè portandoli a rottura con pressioni molto forti e individuando due tipi di cose, quelle che poi di cui parlavo prima. Abbiamo trovato emissioni di neutroni, anche forti, vedremo, anche molto notevoli in certi casi, e abbiamo trovato trasmutazioni, cioè in pratica abbiamo fatto delle prove prima e dopo di tipo chimico, abbiamo visto che su certi minerali ci sono state delle variazioni
sicuramente macroscopiche, come vedete. Quindi vorrei sottolineare che c'è stata in qualche modo, forse ho fatto un cenno anche all'inizio, ma vorrei ripeterlo perché è importante dal punto di vista metodologico, cioè in natura avviene, o insomma sembra che avvenga, ci sono dei segni molto evidenti che avvengano questi fenomeni a cui ho fatto cenno, cerchiamo di riprodurli in laboratorio, no? Questo diciamo è uno schema tipico, no, della ricerca scientifica, certamente, ed è quello che in parte abbiamo fatto. Devo essere sincero, poteva succedere anche il contrario, cioè trovarlo in laboratorio e poi dopo controllare che la cosa poi è avvenuta anche, guarda caso, nella crosta terrestre. Per la verità è successo un misto di cose, cioè noi siamo partiti da sollecitazioni dei colleghi del CNR di Roma che ci dicevano queste cose avvengono nei liquidi, perché non provate anche voi coi solidi? Quindi diciamo l'imbeccata sicuramente veniva da lì. E io allora non pensavo alla crosta terrestre, mi è venuto dopo diciamo, l'idea di parlare della crosta terrestre o di indagare, proprio perché ho pensato, ma se questi fenomeni avvengono veramente su un provino piccolo piccolo in un laboratorio dove le pressioni per quanto sia sono quelle di una macchina di prova, no? Le temperature sono quelle ambiente, chissà cosa può succedere negli strati profondi della crosta terrestre. Ora qui io riporto, non voglio essere, visto il pubblico non è tutto specialistico, anzi tutt'altro, voglio essere anche non troppo specifico, però certamente qui sono riportati i grafici che del primo articolo, uno dei primissimi articoli, quello di Physics Letters A, dove si riporta il carico, cioè la forza che abbiamo impresso al provino in funzione del tempo, come ci stabilite il tempo, e in ordinata, come dico, avete la forza, e diciamo questo grafico che poi ha una caduta, la caduta vuol dire rottura fragile, vuol dire nel linguaggio insomma della resistenza dei materiali, e sono riportati anche tutti i dati sulle emissioni neutroniche, troviamo solo il fondo, cioè rompendo provini di marmo noi, e questo è avvenuto per 4 anni di fila, speravamo di trovare qualcosa anche dal marmo, non si è trovato niente. Allora la conclusione è stata errata, però vedete che la scienza, anche nei momenti in cui uno sbaglia, perché diciamo non è tutto chiaro subito, la ricerca è fatta così, no? Non è fatta con la carta bollata come crede qualcuno. E quindi noi pensavamo, cioè, col marmo non avvengono i fenomeni che ci interessano, e sbagliavamo, vi farò vedere. Il secondo invece grafico è relativo al granito, secondo materiale che abbiamo visto nel dettaglio. Col granito abbiamo avuto rotture anch'esse molto fragili, anzi più fragili, nel granito poi c'è il ferro, e questo a noi è sembrato, sono sembrate le cause, in buona parte io credo che lo siano, per aver trovato una notevole emissione neutronica. Come vedete, nel momento in cui casca il carico, che vuol dire rottura fragile, noi abbiamo che il fondo neutronico schizza a un valore molto più alto, di circa un ordine di grandezza, di 7-8 volte, diciamo mediamente circa un ordine di grandezza. Di prove poi ne abbiamo fatte tantissime, perché all'inizio ne abbiamo pubblicate 2, ma adesso abbiamo fatto circa in totale un 150 prove nel nostro laboratorio, con una ripetibilità completa, assoluta, nel nostro laboratorio. Allora, io vi ho fatto vedere questi primi due grafici, poi dal punto di vista tecnico non voglio esagerare, però voglio dire con chiarezza che queste emissioni neutroniche si erano già trovate quindi nei liquidi a Roma, al CNR di Roma, e queste emissioni neutroniche in soluzioni di sali ferrosi, vedete anche lì c'era il ferro, non è un caso, erano state da 2 a 3 volte il fondo, che per un, diciamo, un fisico nucleare è già una cosa notevole, non è una cosa da nulla, no? Avere un flusso che all'improvviso diventa 2 o 3 volte quello di fondo, del fondo. Ora però sui solidi noi abbiamo trovato, vedete io ho messo l'acciaio per primo, perché siccome poi vedremo che la ragione, una delle ragioni per cui abbiamo trovato queste emissioni è la presenza del ferro, allora una delle domande che spesso mi fanno è: ma se noi allora vediamo con un provino d'acciaio che è quasi tutto di ferro, cosa succede?
Beh, non succede molto di più che di quello che succede in una soluzione acquosa. Abbiamo emissioni che sono al massimo 2.5, circa 2,5 volte, perché sembra un'emissione importante, dicevo, ma perché non è così rilevante? Perché l'acciaio effettivamente è un materiale duttile, non è fragile, invece il fenomeno fragile che emette energia, che è meccanica, è importante che sia presente. Infatti gli altri materiali che elenco, qui mi limito solo a elencarli, sono, vedete, sono il granito, che contiene 1.5% di ferro, e qui abbiamo circa 10 volte l'emissione, diciamo 10 volte il fondo neutronico. Poi abbiamo usato il basalto, qui nel basalto il ferro è molto più presente, il 15%, circa 10 volte, e infatti qui abbiamo avuto flussi che sono circa 10 volte in più, quindi 10 alla 2, cioè 100 volte il fondo. Addirittura sulla magnetite, che è un minerale di ferro, quasi ossido di ferro puro, dove c'è circa il 75% di ferro, abbiamo avuto fino a 1000 volte l'emissione neutronica. 1000 volte è tanto, diciamo, chi è specialista di misura di neutroni, diciamo, fa i salti sulla sedia a vedere questi flussi neutronici, e poi diciamo, gli specialisti, da buoni specialisti, non hanno dubbi. E abbiamo usato 3 metodologie diverse, una farò vedere anche la foto adesso, ma abbiamo usato 3 metodi diversi per misurare i neutroni. Mentre il marmo, qui ci tengo a dirlo un'altra volta, nel marmo non abbiamo ottenuto nulla, cioè mai neanche per sbaglio un neutrone. E noi pensavamo fosse dovuta alla scarsa fragilità del marmo e alla non presenza nel marmo di ferro, se non in tracce, diciamo. Bene, qui è riportato uno di quei rivelatori di neutroni a cui facevamo cenno prima, sono i rivelatori a bolle. Questo è il caso del basalto, in questo caso abbiamo avuto una emissione circa 50 volte il fondo, e vedete che le bolle sono distribuite in maniera uniforme in tutta la provetta, in tutta la fiala. Questa è una gelatina, adesso non vado nei dettagli, è una gelatina cui avvengono certe reazioni che rivelano la presenza di neutroni. Certamente sono tantissime bolle, come si può intuire dalla foto, e quindi si può fare poi un'equivalenza che vi dà poi il flusso di cui parlavo. Bene, dal punto di vista della microchimica, cioè andare a vedere cosa c'è prima e che cosa c'è dopo, no, la prova, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto delle analisi di microchimica molto precise, con degli specialisti molto bravi e seri, attenti, sulla superficie esterna, prima della prova, e sulla superficie di frattura dopo la prova. Va bene, questa è stata la tecnica per vedere se qualcosa si era spostato nella composizione chimica, diciamo, nelle percentuali in peso, diciamo meglio, percentuali in peso dei vari elementi. Allora, qui io faccio una carrellata, cerco di essere anche un po' rapido, però voi capite che ogni grafico di questo voleva dire mesi di prove di analisi chimiche. Allora noi abbiamo preso i due minerali del granito, esattamente era poi uno gneiss, non voglio essere troppo tecnico, perché qui poi, tra l'altro, la collaborazione con i geologi è stata fondamentale. Loro conoscono a menadito, sono proprio specialisti della pietra di Luserna, che è una specie di granito, e sono andati subito, come dire, a botta sicura sui due minerali di ferro, la fengite e l'ematite. Allora, nella fengite voi vedete che a un certo punto il ferro appare calare dal 6% circa, 6,20% totale al 4% sul totale, io parlo sul totale. Quindi il ferro in sé, un terzo circa del ferro sarebbe sparito, no? E dove è finito? Non può essere evaporato, cose del genere, ma comunque oggettivamente non c'è più, no? Circa quindi il meno 2,20%. Nello stesso tempo l'alluminio, vedete anche qui tutte le prove su 15 punti diversi, diciamo l'alluminio si vede che è nettamente aumentato di 2 punti per cento, quindi si va dal 12,50 al 14,50. Ecco, diciamo che questo è il dato che ci ha fatto pensare, e anzi confermare, quello che vi dicevo prima. Qui non è la crosta terrestre, sarebbe avvenuto in pochi
millesimi di secondo, il tempo della frattura, questa trasmutazione. Ora, poi c'erano altri elementi di cui ci siamo preoccupati, perché c'era silicio, magnesio e potassio. Come vedete, le distribuzioni di questi altri elementi invece appaiono più o meno sovrapposte prima e dopo il fenomeno, e quindi non hanno dato adito, se non per quantità trascurabili, a delle variazioni. Poi parlo dell'altro minerale di ferro, dove c'è ancora più ferro, devo dire, magari di fengite ce n'è meno dentro che rispetto alla di biotite. In questa diapositiva c'è un po' il resoconto finale sulla fengite, e c'è appunto questa reazione. Per gli specialisti è chiaro, il ferro viene ipotizzato diventare l'atomo di ferro, due atomi di alluminio più due neutroni. Come vedete, il numero in basso indica il numero di protoni, e si deve, perché noi abbiamo da una parte 26, dall'altra due volte 13, capite? È quindi una fissione simmetrica. E poi 56 sarebbe il numero totale di protoni, ma anche di neutroni, quindi tutti i cosiddetti nucleoni, quindi diciamo le particelle pesanti del nucleo, così come nell'alluminio 27 il numero di, quindi 13 più 14, diciamo così, neutroni e protoni. Allora vengono a mancare in questo bilancio, cioè non a mancare, essere eccedenti, anzi il contrario, due neutroni che vengono liberati. Questo è sostanzialmente il concetto della fissione dell'uranio, praticamente, nel senso che gli elementi più pesanti di solito hanno più neutroni di quelli leggeri. Quelli leggeri di solito hanno un numero pari di neutroni e protoni, quelli più pesanti, via via che ci allontaniamo dall'idrogeno e arriviamo all'uranio, hanno sempre più neutroni, cioè un numero di neutroni superiore, insomma, e anche nettamente al numero di protoni. Questa è la situazione. Allora, continuando con la biotite, come dicevo, la biotite è il secondo minerale di ferro, noi abbiamo anche qui delle variazioni indicative molto interessanti. Ad esempio, il ferro cale del 3%, naturalmente ce n'è di più di ferro, qua vedete che andiamo dal 21 circa al 18 circa, e quindi cala del 3%. Poi abbiamo visto l'alluminio, ci aspettavamo un più 3%, invece abbiamo trovato un più 1,50%. Sul momento ci siamo, non dico stupiti, ma ci siamo chiesti cosa potesse essere accaduto. Poi abbiamo visto il silicio e il magnesio, e allora abbiamo capito, perché il silicio aumentava di 1,20, il magnesio di 0,70 circa, e quindi il bilancio totale era circa meno 3 e più 3,40, cioè non è che torni esattamente, c'è sempre uno sfasamento di un 10%, che spesso è dovuto anche ai neutroni che si emettono, qui no, qui diciamo ci saranno altre cause di tipo anche statistico, ritengo. Comunque vedremo che queste percentuali vanno a bilanciarsi quasi perfettamente anche nei casi che farò vedere dopo. Un altro caso molto importante per noi, anche recente, che porteremo a un congresso quest'anno. Allora, nel basalto abbiamo ottenuto qualcosa di simile nell'olivina. L'olivina è il minerale di ferro dentro il basalto. Allora, nel basalto vedete che questa volta su 60 punti, per essere ancora più sicuri, sono tanti statisticamente, poi ogni punto dovrei dire che è un volumetto di un micron cubo dove ci sono milioni di atomi, insomma, diciamo, la statistica è molto abbondante a mio avviso, e c'è un meno 4% di ferro nell'olivina. E se guardiamo poi il silicio abbiamo un più 2,20 e il magnesio, vedete che c'è un più 1,60, quindi alla fine il bilancio è questo, e torna anche qui, diciamo, a parte errori statistici che sono prevedibili un po' dappertutto, ma diciamo il bilancio per noi torna quasi perfettamente, insomma. Andando avanti, e questo è poi l'ultimo caso che vi presento, il marmo di Carrara. E il marmo di Carrara, anche questo è stato visto con molta attenzione, e guardate, anche questo è curioso dirlo, non è scientifico forse, ma noi avevamo la convinzione, non essendoci neutroni, che non ci fossero trasmutazioni. E invece che cosa abbiamo trovato?
fortissime variazioni, addirittura superiore, questo è materiale calcareo, superiore agli altri materiali. Vedete che l'ossigeno cala di un meno 9% sul totale, guardando la superficie di frattura. Poi abbiamo un più 3,60% del calcio, abbiamo un più 0,40% per il magnesio e infine, scusate, un meno, dovrei dire meno, invece questo un più 13% del carbonio, cioè appare carbonio, ma vedete 13% non sono parti per milione o per miliardo, e oggigiorno si fanno anche delle analisi attente su quel 13%, è una enormità e diciamo compare in questo modo. La cosa poi interessante è che c'è qui un bilancio che apparentemente è perfetto tra questo aumento di carbonio e questa diminuzione degli altri tre elementi che sono presenti massicciamente nel mare, quindi calcio, magnesio e ossigeno. Ora è chiaro che qui diciamo viene finalmente chiarita nelle tre congetture che ci sono nel fondo perché effettivamente non vengono emessi neutroni, per il semplice fatto che sono implicati tutti elementi che hanno un peso atomico al di sotto del 20. Noi sappiamo che, tranne un'eccezione, mi sembra, abbiano tutti un numero di protoni uguale al numero di neutroni e quindi non c'è ragione di emettere nessun neutrone perché non c'è eccedenza di neutroni. Quindi nel marmo, e poi la crosta terrestre ce lo dice secondo me con una certa chiarezza, cioè i materiali, diciamo così, calcarei, le rocce calcaree hanno subito delle forti trasmutazioni, però magari senza emissione di neutroni. Ci sono delle emissioni, ad esempio, qui ipotizzate, che noi non abbiamo riscontrato in maniera diretta, perché vi ho detto abbiamo fatto le prove con la convinzione che non ci fossero trasmutazioni, quindi con l'emissione però probabile di elio. Ecco, sulla crosta terrestre, ero partito da lì e poi lì ritornerò, e con quello poi concluderò. E sulla crosta terrestre, e qui si possono dire varie cose, partiamo dai terremoti. Ai terremoti vi ho parlato degli scienziati russi, qui trovate le pubblicazioni, sono molto interessanti, soprattutto perché gli scienziati russi le rilevano con molta precisione e però continuano a pensare che ci siano altre cause, non pensano al terremoto stesso. Per loro il terremoto non è una causa dei flussi neutronici, il terremoto è, come il flusso neutronico, un effetto dovuto ai movimenti della Luna. La Luna e quindi la gravitazione stessa, pensate alle maree, ecco la Luna con i suoi moti attorno alla, diciamo, relativi alla Terra, genera spostamenti di masse, attrazioni diciamo diverse, quindi i terremoti in altri termini, questa è un'ipotesi più accettata, credo che sia noto, ma anche secondo loro in qualche modo attirerebbe questi fenomeni che loro pensano di origine, insomma, astronomico, esattamente. E quindi è interessante vedere come anche la buona fede, no? Cioè sbagliando si mostra la buona fede. I russi hanno sbagliato ma hanno rivelato un fenomeno importantissimo, emissione neutronica da terremoto. Ora, qui tra l'altro ci sono dei dati precisi, tra il 74, scusate, veramente ho preso forse gli occhiali sbagliati, tra il 74 e l'88, quindi per 14 anni, hanno messo nella penisola di Kola dei rivelatori, hanno visto che quando poi calava l'attività sismica, calava anche l'emissione di neutroni. E il dato più importante è quello che vi ho detto prima, hanno trovato, questo però nel Pamir, hanno trovato che con terremoti di circa il quarto grado, insomma attorno al quarto grado della scala Richter, già l'emissione neutronica è forte perché è mille volte il fondo, circa mille volte. Ora qui io potrei ripetere alcune, diciamo, formule che ho già fatto vedere, il ferro che diventa alluminio, oppure il ferro che diventa silicio più magnesio, cioè il singolo atomo, devo dire, di ferro che diventa un atomo di silicio più uno di magnesio. Forse non l'avevo neanche sottolineato, anche perché poi questo è un dato tecnico, questa formula, però per chi ne sa di fisica nucleare può essere ovviamente importante guardare bene la formula. La cosa che io poi non ho ancora detto, vorrei invece sottolineare in questa occasione, è che queste reazioni comunque dal punto di vista sperimentale sembrano
sì, dico sembrano, ma insomma noi siamo abbastanza sicuri di questo, ecco, che non emettano né raggi gamma, cioè quindi sono reazioni, come dire, a debole energia, diciamo anche noi, a bassa energia, ma anche reazioni gentili, perché non emettono né raggi gamma e neanche frammenti radioattivi, perché gli elementi che abbiamo trovato, silicio, magnesio, alluminio, quello che ho detto prima, non sono gli isotopi radioattivi. Questo non è secondario, anzi diventa un problema fondamentale, secondo quello poi che diceva anche e osservava l'onorevole Filippotti sui cosiddette le scorie radioattive. Ecco, qui viene riportato anche il nickel, perché il nickel, come il ferro, perché è riportato il nickel? Io finora non ne ho parlato di nickel, ma il nickel è uno degli elementi che su molti articoli di Science, Nature, eccetera, si dice il nickel negli oceani e nella crosta terrestre sta calando. Anche il ferro sta calando negli oceani e anche il nickel. E per gli animali che hanno un metabolismo a base ferro, questo sta cominciando a diventare un problema serio, no? Questo lo dicono gli specialisti. Diciamo, cala il ferro e non si sa dove vada a finire questo ferro, no? E anche questo nickel, di nickel ce n'è molto meno che di ferro. E qui, diciamo, l'ipotesi che adesso poi vedremo è quello che anche il nickel diventi silicio con lo stesso meccanismo di, diciamo, di splitting, di separazione, diciamo fissione. Io ho avuto piacere di parlare sempre, perché qualcuno mi ha scoraggiato, dice no, fissione, se no si pensa solo all'uranio o al plutonio. No, secondo me questa, io sono un ingegnere nucleare, quindi fino a un certo punto ho fatto il neutronico, poi dopo ho cambiato mestiere. Secondo me questa è la fissione naturale, quella che facciamo avvenire nei reattori nucleari, nelle bombe, è la fissione artificiale. Cioè, io, se è vero quello che sto dicendo, di questo si tratta, e non è poco. Allora, vedete, la cosa interessante è che da circa una ventina d'anni si sono riscontrate queste variazioni degli elementi nella crosta terrestre, cioè non era in grado prima l'uomo di ricostruire la storia dei maggiori o dei più abbondanti elementi sulla crosta terrestre. E questo mi ha subito incuriosito, perché ad esempio ferro e alluminio sono gli elementi più comuni da costruzione. Io sono in un dipartimento dove si studia anche la scienza delle, anzi io sono docente di scienza delle costruzioni, quindi sappiamo bene che ferro e alluminio sono gli elementi metallici da costruzione. Quindi questo mi ha attirato subito molto l'attenzione. Io non ero uno specialista di queste cose fino a qualche anno fa, e ho visto subito nei lavori specialistici che 2,5 miliardi di anni fa, quindi un sacco di tempo, non riusciamo quasi neanche a immaginarlo, un tempo così lungo, no? Però gli scienziati oggi sono sicuri, gli specialisti. Il ferro è crollato istantaneamente, diciamo, nella scala dei tempi della Terra, dall'8 al 4 e l'alluminio dal 4 all'8. No? Si sono scambiati i ruoli, no? Se guardiamo naturalmente quel momento lì. Cosa succedeva in quel momento, come dice la didascalia inglese? Succedeva una cosa importantissima, cioè quello è il momento, non è un caso, dico io, perché quello è il momento in cui c'è stata la più severa attività tettonica sul nostro pianeta. In quel momento ci sono state grandi trasmutazioni di elementi. O comunque, chi vuol guardarlo un po' con superficialità, dico, cerca solo ragioni sempre chimiche e biologiche e basta, dice che c'è stata una variazione repentina e basta, pensando che questi poi siano andati giù o su, trasmigrazione di materiale solido non se ne vede nella crosta terrestre di solito. Poi qui sono riportati anche silicio e nickel, e completerò il discorso subito dopo. Ma se rimaniamo al ferro e all'alluminio, è molto interessante vedere oggi la distribuzione delle miniere di questi due elementi, no? Se noi vediamo ad esempio il ferro, le miniere di ferro sono tutte nelle parti interne dei continenti, no? Quelle più antiche, diciamo così. Non ci sono eccezioni. Mentre invece, come vi farò vedere subito dopo, le miniere di alluminio, di bauxite, il minerale dell'alluminio, si trovano tutte, senza eccezioni, lungo le maggiori faglie della crosta terrestre, dove effettivamente le placche tettoniche cozzano l'una contro l'altra, generando pressioni enormi, no? Fenomeni di rottura, anche di disgregazione, di frattura, e di crashing enormi. E noi vediamo appunto qui le maggiori faglie e con dei circoli che pesano anche la, diciamo, la capacità produttiva della miniera, i circoli rappresentano, dicevo, le miniere di alluminio. E vedete che,
ripeto ancora, lungo tutte le maggiori faglie che rappresentano il confine tra placca e placca, noi abbiamo questa grande abbondanza di alluminio, no? Quindi il ferro nella storia, quindi nel tempo, diciamo, il ferro, almeno in un certo momento, poi vedremo la storia completa, ma il ferro in quel momento è, diciamo così, diminuito drasticamente, è aumentato l'alluminio, ma anche nello spazio, cioè nella Terra, noi dal punto di vista proprio della localizzazione dei siti, vediamo questa coincidenza, lo vogliamo chiamare, non so, non ci sono delle ragioni molto valide di altro tipo per vedere questa localizzazione così forte. Ma adesso io volevo far vedere però invece che cosa succede di questi grafici se noi consideriamo tutto il periodo che va da 0 a 4,5 miliardi di anni, quindi tutta la vita del nostro pianeta, e se consideriamo tutti gli elementi più importanti, non solo il ferro e l'alluminio, che saranno importanti, ma non solo loro, come vedremo, partecipano alla creazione di un mosaico che torna quasi perfettamente. Allora, vediamo ad esempio qui che il ferro all'inizio era il 15%, ferro era molto abbondante, infatti la crosta terrestre all'inizio era basaltica, come lo è quella della Luna e di Marte, era basaltica. Come ha fatto a diventare sialica? Cioè praticamente dal basalto siamo passati ai graniti, come mai? O comunque dal ferro siamo passati all'alluminio? Questo è un mistero che nessuno sostanzialmente ha spiegato, e nessuno forse neanche si è messo a spiegarlo. Quindi noi qui però, quello che voglio far notare, è che andiamo a vedere un'altra discontinuità molto forte. In questo grafico che è completo, diciamo così, noi abbiamo 2,5 miliardi di anni fa, ma anche 3,8 miliardi di anni fa, che vuol dire proprio agli inizi della Terra. E quello è il momento in cui si sono formate le placche tettoniche. È un altro momento evidentemente di grande attività, diciamo, tettonico, e quindi anche di attività, come posso dire, di fenomenologia meccanica che poi avrebbe indotto queste reazioni. Allora noi vediamo nei due salti, ripeto, 3.8 e 2.5, che vengono riportati anche a destra proprio con tutte le cifre, come ci sia una saturazione o un bilanciamento perfetto da una parte tra ferro e nichel, come vedete che diminuiscono in maniera quasi istantanea, insomma, diciamo così, e d'altra parte, dopo l'uguale, c'è l'alluminio, vedete, il silicio e il magnesio. Ora, tutti questi dati sono presi dalla letteratura. La letteratura ha qualche piccola discrepanza, qualche autore dice un decimale in più, un decimale in meno, ma queste sono le cifre su cui converge la letteratura ufficiale. Capite, io ho l'ingrato compito di chiedergli di avviarsi un po' alle conclusioni, certo. Ma mi permette anche di farle una domanda. Sì, la domanda la fai alla fai finire l'intervento. Da quanto sto parlando? Vada tranquillamente, professore, vada tranquillamente, non si tocca. Diciamo che sostanzialmente, come dicevo, il ferro ha avuto questi due salti verso il basso, l'alluminio ne ha avuti due, guardate, ripeto, non sono dati miei, sono presi dalla letteratura, due salti verso l'alto, quindi non è solo un bilanciamento tra ferro e alluminio, ma diciamo, a questo gioco, a questo calcolo, partecipano anche il nichel, il silicio e il magnesio. Devo dire che comunque il magnesio effettivamente questo 3,5 è virtuale, perché il magnesio vedremo è diminuito in globale. Poi ci sono delle formule su cui tralascio leggermente, anche se alcune ripetono quelle che ho già fatto vedere, effettivamente ce n'è una in più, l'ultima direi, che è quella che riporta la traslutazione del diciamo concetturata anche qui del nichel in sodio più cloro. Effettivamente se uno va a guardare bene i lavori sul sale degli oceani vede che quando c'è stata il grande periodo tettonico 2,5 miliardi di anni fa, vede che il sale negli oceani è aumentato del doppio circa, no? E questo è un fatto inspiegato, ma anche nel nostro Mediterraneo c'è molto sale nella parte est, che poi è la parte dove avvengono molti terremoti, quindi voglio dire, certamente c'è tanto da dire anche su questo, ma vorrei andare sui due fenomeni che mi sembrano più macroscopici. E questo si vede considerando, vedete, un altro ciclo di elementi che finora ho trascurato, e sarebbero
gli elementi alcalini e gli alcalini terrosi. Allora, cosa è successo, sempre tenendo conto dei due salti positivi o negativi degli elementi durante la vita del nostro pianeta? È successo che gli elementi alcalino-terrosi, cioè il calcio e il magnesio, sono calati anche drasticamente, mentre sono aumentati quelli alcalini, cioè il sodio e il potassio. Ora, un perfetto bilanciamento delle masse si può fare se si considera anche l'ossigeno. Allora, e si vede qui sulla destra, praticamente succede che da una parte, ripeto, ci sono stati i cali, gli aumenti a cui ho appena accennato, e però questo viene saturato dall'ossigeno. L'ossigeno praticamente cosa è successo? Che tra 3.8 e 2.5 miliardi di anni fa l'ossigeno in due fasi successive è aumentato di circa il 3%. Questo non sembra una grande quantità, però bisogna pensare che questo invece è un fenomeno sotto osservazione importantissimo, che viene detto Great Oxidation Event, cioè praticamente è quello che ha generato la vita sul nostro pianeta, questo aumento percentualmente non grandissimo, ma aumento di ossigeno. Ora, questo ossigeno non si sa da dove venga, non lo sa nessuno, è quello che ha anche dato origine in parte agli oceani, pensate, gli oceani sono solo una parte di questo 3%, sono l'1,7% come vedremo dopo, se avrò un minuto. E allora, qui stiamo parlando degli oceani, che qualcuno dice che vengono dalle comete, io non credo, gli oceani vengono da un altro fenomeno che adesso farò vedere subito dopo. Quindi tenete conto che questo ciclo degli alcalini, alcalini terrosi più l'ossigeno, dà origine a un altro bilancio quasi perfetto. Ora qui sono riportate le reazioni che riguardano il magnesio e il calcio, diciamo quelle ipotizzate, quindi le trasmutazioni che adesso non vado nel dettaglio, ma sicuramente quello che possiamo far notare è che uno di esse, cioè praticamente la fissione del magnesio in due atomi di carbonio, pensate, il magnesio è 12, il carbonio è 6, è proprio un'equivalenza, almeno sulla carta sicuramente si può scrivere. Ma secondo noi è avvenuta questa trasmutazione, è una delle sei fondamentali, non vado nel dettaglio, e può essere proprio quella che spiega le atmosfere dense di carbonio, non di adesso che ce n'è pochissimo, tutto sommato siamo fortunati, no, quelle che c'erano nelle atmosfere prototerrestri, quando il carbonio era circa il 15%. Quindi questa è la reazione che spiega questa presenza fortissima di carbonio, black carbon, come si dice, anche carbonio da solo, oppure CO2 nell'atmosfera. Qui c'è proprio un bilancio che vi fa vedere come quel 3.5% percentuale in peso di magnesio che manca all'appello potrebbe proprio essere diventato il carbonio dell'atmosfera. Il bilancio torna perfettamente perché riproduce i 650 atmosfere, no, di pressione che c'era sulla Terra a quei tempi. Pensate, c'era una pressione che era 650 volte quella attuale. L'altro fenomeno, e poi chiudo, che vorrei assolutamente sottolineare, è che la reazione che è indicata con la freccia, e quindi praticamente il calcio che vi dà una molecola d'acqua, no? Perché il calcio è 20, due molecole d'acqua pesano 20, sempre in termini di unità di peso nucleone, no? Quindi sarebbero, vedete, due ossigeni e quattro idrogeni. Beh, sostanzialmente questa è la reazione principale, non dico l'unica, che però fa tornare i bilanci di cui parlavo un attimo fa, e cioè una parte dell'ossigeno è proprio quella che ha creato l'acqua, e l'acqua verrebbe dal carbonio che viene a mancare, perché diciamo, se c'è una banca di questi elementi, il calcio, che è un elemento che era abbondantissimo, avete visto prima era quasi il 10%, adesso è circa il 3%. Dove è finito il calcio? Dove sarebbe andato a finire? I geologi non se ne occupano, e non se ne occupano perché non sanno dare una risposta, non perché non se ne vogliono occupare. Qui poi ci sono i calcoli di dettaglio che io preferisco saltare. Qui solo un cenno, perché nel sistema solare, noi stiamo studiando anche gli altri pianeti, avvengono, diciamo così, dei salti piezonucleari diversi, cioè ogni pianeta ha i suoi. Questa è la cosa veramente sconcertante e interessante. Voglio solo fare un cenno a Marte. Sulla base degli studi della NASA, noi abbiamo visto che da lavori del tutto indipendenti, mi risulta del tutto indipendenti, che sono citati qua,
puntualmente, ci sono rilevazioni, vedete, di sismicità su Marte, certo non forte come sul pianeta Terra. Poi ci sono l'abbondanza degli elementi rilevata e i flussi neutronici. Allora, vedete che a un certo punto, qui ci sono le tre mappe, vengono da tre lavori diversi, vedete, il primo dice false, vuol dire faglie in inglese. Allora, le faglie, che sono di un certo tipo, compressivo, eccetera, eccetera, diciamo su Marte sono quelle rappresentate da queste zone scure. Poi ci sono, c'è tanto ferro, come si sa bene, riportato le zone solo con il ferro maggiore del 15%, basaltico, Marte, come dicevo prima, e infine i neutroni emessi in una certa quantità. Vedete che le tre mappe sono più o meno sovrapponibili, quindi i tre fenomeni anche lì avvengono, secondo noi, in maniera correlata. Ne è prova il fatto che nella storia del pianeta Marte, ad esempio, abbiamo diverse, è molto più semplice intanto, devo dire, e poi vedete che c'è il nickel che sostanzialmente è calato e è diventato ferro. Praticamente il nickel cala dell'1%, il ferro aumenta dell'1%. Questo è un cenno soltanto su Marte. Sulle conclusioni non vorrei dilungarmi perché ho già detto quasi tutto, non mi dilungo nelle conclusioni, anche se potete vedere i vari punti, no? La variazione degli elementi, la questione del carbonio, la questione degli oceani e della vita, quindi eccetera eccetera, no? E per finire anche ai terremoti, perché come precursore di terremoti non sarebbe male il flusso neutronico accoppiato con altre cose. Poi sulle applicazioni, ecco, qui io vorrei dire, sono sempre stato abbastanza prudente in quest'ultimo slide, questo è proprio l'ultimo, perché effettivamente non ho mai voluto dare l'idea, quando ho presentato soprattutto in congressi così non prettamente scientifici, di voler mettere avanti le applicazioni, perché secondo me è un fatto scientifico di primaria grandezza quello che io avrei qua spiegato, e quindi pensare subito all'energia, anche se chi lo nasconde che sarebbe molto interessante farlo, non era la mia prima preoccupazione. Vedete che qui comunque io ho elencato quattro tipi diversi di applicazioni che secondo me potrebbero essere perseguite, ma certamente non a fondi zero, come adesso vorrebbero dirmi certi colleghi o certi personaggi, che effettivamente queste ricerche devo continuarle a fare a costo zero. Io cercherò lo stesso di farle a costo zero, perché vedete, io quello che vorrei dire pubblicamente per l'ennesima volta, io non ho nessun interesse personale, interesse personale economico, e neanche porto nessun interesse economico. Il mio interesse è prettamente scientifico. Forse questa potrebbe essere la mia forza. Io ho solo interessi scientifici. Mi spiace, non ne ho economici. Se c'è chi ne ha di economici, fa bene, secondo me è legittimo, ma io personalmente non ne ho. Vorrei ripeterlo ancora una volta. E credo che ci si possa fare così, sicuramente.